una volta nella vita. Ci siamo chiesti, prego, accomodatevi, il senso della nostra vita. Ve lo siete chiesti? Vi siete chiesti effettivamente chi siamo? Dove andiamo? Perché stiamo qui? E dove andremo a finire? Ve lo siete chiesti? Tutti i giorni, tutti i giorni. Ebbene, io devo dire una cosa, che la meccanica quantistica comincia a dare delle risposte. E questo è un aspetto estremamente importante. Oh, badate bene, il mio approccio alla meccanica quantistica non è scientifico, tra virgolette, secondo, come dire, la formula standard della fisica classica. Il mio è un approccio psicologico, il mio è un approccio filosofico, il mio è un approccio spirituale. Cioè, io voglio dire questo, è chiaro che se noi dovessimo parlare in questo momento con un fisico, comincerebbe a dire che in realtà che cosa siamo noi? Siamo dei burattini, siamo dei robot. Jacques Monod, che è stato un grande biologo, tra l'altro premio Nobel per la biologia degli anni 60, e la biologia non è cambiata da questo punto di vista, perché ci dice che qualunque forma evolutiva è soltanto frutto dell'errore e del caso, e che l'uomo non è altro che un gitano che suona ai margini di un cosmo totalmente indifferente alle sue azioni e alle sue malefatte. Vi piace essere considerati dei burattini? Un fisico non considera l'aspetto fondamentale che riguarda ciascuno di noi, la nostra vera essenza. Sull'architrave del Tempio di Delfi c'era scritto Gnotis Auton, conosci te stesso, ma aveva un significato diverso, era un monito da parte del dio Apollo, rivolto all'uomo, di non alzare troppo la cresta, perché è comunque un granello di polvere di fronte alla divinità. Questo Gnotis Auton però aveva un altro significato quando lo poneva Socrate, ed era un invito perentorio ai suoi allievi. Conosci te stesso, ma conosci te stesso che cosa? Conosci qual è la tua vera essenza, quali sono realmente le dinamiche mentali per le quali la nostra mente conosce e riconosce le cose. Questo è il dato di fatto fondamentale, perché nel momento in cui noi capiamo esattamente come funzioniamo, cominciamo anche a capire che noi siamo un po' preda, come dire, dei nostri automatismi, delle nostre abitudini. Voi dovete sapere che per le neuroscienze, per il 95% della nostra giornata, noi lasciamo la guida a un pilota automatico. Vero o no, Ciro? Dipende dal livello di coscienza. Lo so, ma solo per il 5%, ma ti assicuro, Ciro, siamo veramente, mi tengo largo, noi dovremmo essere assolutamente coscienti e responsabili di quello che noi facciamo. È così? Noi in media abbiamo 60-70.000 pensieri al giorno, ma se questi pensieri sono esattamente quelli di ieri, la settimana scorsa, di un mese fa, di un anno fa, e saranno quelli di domani e dopodomani, che razza di cambiamento possiamo introdurre nella nostra vita? E allora? Dimmi. Rendiamo cosciente l'inconscio. Ecco, appunto, rendiamo cosciente l'inconscio, secondo quanto dice, prego, Jung, no? Perché altrimenti sarà l'inconscio a guidare la nostra vita e noi lo chiameremo destino. No? E questo è il discorso. Ma il destino, secondo voi, esiste? Scusa. È una domanda difficile? No. Esiste un percorso, l'anima, il momento dell'incarnazione, il suo percorso forse lui è il destino. Cioè, è un, nel senso, è un percorso predeterminato? Che dice? In parte sì, se lasciamo la guida al nostro destino e ai nostri automatismi, e soprattutto a che cosa? Al nostro modello. Che cos'è il modello? Noi siamo il frutto, buonasera, siamo il frutto del DNA e dell'ambiente. E tutto questo si chiama modello. Noi abbiamo acquisito tutta una serie di istruzioni, di informazioni. È libero quel posto? Sì. Prego, signora. Grazie mille.
Che bello, io posso essere anche la maschera oltre che... Vabbè. Bella sta cosa. C'è anche un posto libero qua, eh? Eccolo qui, prego, c'è quel posto libero. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga. Si accomodi? Ah, hai visto? Qui siamo organizzatissimi qua. Perché tutti siete interessati a sapere come creare il nostro futuro, vero? Questa sarà una cosa complicata però, riuscire a capire. Vedo che ci sono anche dei giovani e per loro sarà molto più semplice arrivare dove finora non siamo arrivati noi. Vabbè, lei è giovane rispetto a me. Grazie. No? Però dovete sapere che bene o male io ho incontrato la meccanica quantistica sarà 10 anni fa più o meno, grazie a uno psicologo quantistico che si chiama Ilio Torre, che per me è il mio mentore sotto un certo profilo. I miei libri, i miei video sono, come dire, la divulgazione delle sue idee. Questo è poi d'accordo, ci sono ovviamente le mie riflessioni, le mie connessioni più o meno ardite, però voglio dire, vabbè, la voce è uno strumento quello, ragazzi, non è una... che io posso... Ilio Torre di Lecce. Ilio, è un nome abbastanza comune nelle Puglie, eh? Ilio Torre, oddio, anche la guerra di Troia, la guerra di Ilio, quindi si riferisce ovviamente dal punto di vista classico, no? Vittorio Marchi sarà un personaggio... Vittorio Marchi, ma lui è un fisico proprio, è un fisico, perché allora potrei citare il povero del giudice, grandioso, grande, grandissimo, potrei citare un astrofisico che si chiama Massimo Teodorani, potrei citare... C'è qualche posto? Guardi, lì in fondo, venga. Qui ce ne sono 2, 3, perfetto. Dopodiché ci sono i posti sulla scrivania. Questo è quanto. Allora, che stavo dicendo? Dovete aiutarmi. Teodorani, vedete. E poi ovviamente ci sono gli americani, Ami Goswami, che è Fred Wolf, c'è Joe Dispenza, ovviamente. Prego, prego. Vuole accomodarsi? Io mi chiamo Alberto Lori. Piacere. Prego, vuole accomodarsi? Sì, sì, venga, tanto ricomincio. Tutto. Laggiù c'è il posto. Possiamo mettere fuori. Esaurito, eh? Va bene, va bene, va bene. Scusate, ma io sto facendo un happening più che una cosa. Allora, andiamo avanti. C'è un aspetto estremamente importante, no? Ecco, conoscere noi stessi e conoscere le nostre dinamiche mentali ci permette appunto di cominciare a liberarci dei nostri condizionamenti e dei nostri pregiudizi di base che derivano esclusivamente dal nostro modello, cioè dalla nostra, neanche direi presa di coscienza, però il fatto è, voi dovete sapere, che quando noi nasciamo con delle informazioni, no? Che sono ovviamente di origine genetica, ma anche prenatale o addirittura, se vogliamo, da vite precedenti. No? Non solo. Che cosa succede? Succede che da 0 ai 2 anni cominciamo ad assimilare, non so più cosa fare, però c'è quel posto libero qui, ce ne sono altri. Vabbè. Comunque mi sentite anche laggiù in fondo? Ragazzi, no, ma purtroppo sì, se me lo porta appresso stiamo, no, chi lo sfascio, guarda. Aumento il volume, oh, allora ditemelo che non lo sentite, aumento, è un lavoro diaframmatico. Se volete cambio anche discorso e passiamo alla comunicazione e vi insegno a parlare, cioè a impostare nel modo corretto la voce, perché tutto dipende ovviamente dal diaframma. Perché se noi respiriamo soltanto con la parte alta dei polmoni, come succede per voi donne, a un certo punto questa poca aria non riuscirà a passare attraverso la laringe e aprire le corde vocali e dovranno intervenire degli altri muscoli che appartengono alla laringe, che non hanno questo scopo e che si stancano. E immediatamente sentireste una sorta di bruciore alla gola, la voce comincia a velarsi, a quel punto è meglio che vi fermiate perché sennò perdete completamente la voce. Mentre se respirate con il diaframma, che cos'è il diaframma? È una lamina muscolare che divide il torace dalla pancia, ok?
Arrivando fino a qui, la spinta diaframmatico-polmonare è così potente, così intensa, che nel momento in cui il fiato ritorna su, passa per la laringe, trova le corde vocali chiuse, le fa le aprire, le fa entrare in vibrazione ed esce la voce. E potete utilizzare questa voce anche per ore, perché è una voce sana, è una voce ovviamente da non sforzare, perché è la cosiddetta voce di petto. Ma non credo che sia questo l'argomento che vi interessa, vero? Vero? Allora, ritorniamo a noi. Un buon punto di partenza è capire da dove derivano questi nostri programmi, ma noi l'abbiamo stabilito, perché il nostro, come dire, il nostro punto di partenza è esattamente il modello. Ciascuno di noi è il risultato dell'ambiente, in altre parole del DNA e dell'ambiente, in altre parole del modello, delle informazioni che ha elaborato e trattenuto dall'infanzia, che è diventato il nostro sistema operativo. Qualunque domanda io vi faccio adesso, per esempio, chi sei tu? Che stai? Che suggerisci? No, dimmi chi sei. Beh, diciamo, sono la somma. No, adesso non fa troppo il filosofo. No, dimmi, chi sei, come ti chiami? Emiliano. Io sono Emiliano. Poi? Palmieri. Palmieri, vabbè, poi che fai? Sei nato a Roma, sì. Poi? Svolgi il lavoro, sei avvocato, sei medico. Ma tu mi hai detto sono, io mi identifico una professione. Bravissimo, bravo, è qui che te volevo. Vai. È qui che ti volevo, perché tu non sei, o meglio, tu sei una cosa che sta svolgendo una particolare esperienza in questo stato dell'essere con il nome di Emiliano Palmieri e sta svolgendo tutta una serie di ruoli. Questo vale per ciascuno di voi. Giusto? Siete d'accordo? Ora però, a parte che tu sei più avanti di tanti altri, no? Ma voglio dire, siete certi che le risposte che voi mi date derivano esattamente da quello che voi siete realmente o dal vostro modello? Modello. Eh? Non ho capito. È per forza. No, no, un momento. Siamo fatti così fino a un certo punto. Perché ricordatevi una cosa fondamentale a proposito del modello. Ciascuno di noi ha un modello. Chiaro? No, per forza abbiamo un modello, ci sono 7 miliardi di individui su questa terra e ci sono 7 miliardi di modelli. Però la bella notizia che comunque vi do e uscite da qua contenti e felici è che sì, che ciascuno di voi ha un modello, ma nessuno di voi è il modello. La vostra potenzialità è assolutamente infinita. Saluto il Pino Casalini. Ti devo presentare tuo figlio. Ah no, come stai, bello? Scusate. Sei arrivato adesso? Siete arrivati adesso? Eccola. Che, non ti piace più? Te ne vai? Allora, no, devi rispondere al telefono? No, no. Ok, capito il discorso qual è? Andiamo avanti. C'è un affatto fondamentale, allora voi capirete tra l'altro che la vostra realtà poi, in fin dei conti, chi è che la costruisce? Perché la vostra realtà è assolutamente personale e soggettiva? Perché tutto ciò che capita a te, se fosse oggettiva, dovrebbe capitare a ciascuno di noi. Perché la tua vita è tua personalmente? Perché? Possiamo anche dire attirare, poi mi fate entrare in altri discorsi, perché io non credo nella la legge di attrazione. No, io voglio dire, la legge di attrazione, così come viene presentata, è scorretta. Perché se noi fossimo dei magneti, effettivamente, andremmo ad attirare qualcosa che non ci piace, non quello che ci piace. Perché che cosa fa la calamita? Attira una polarità contraria, giusto? E invece no. Esattamente. Ma allora vedi, però è un altro discorso. Allora non è il potere della legge di attrazione, c'è un altro aspetto, un'altra legge, che si chiama la legge di risonanza. Sono le nostre frequenze che attirano le frequenze. Se io avessi, voi sapete, qui ci abbiamo un musicista, voi sapete che cos'è un diapason, no?
serve per accordare gli strumenti, vero Pino? Esattamente. Pensate, immaginate che io abbia un diapason in mano, ok? E laggiù in fondo il nostro amico, come ti chiami? Sì, lui, Fabio, ha una serie di diapason in mano. Io faccio vibrare il mio diapason. Quale di quelli che ha Fabio vibrerà? Quello che ha la stessa frequenza. Questo l'ha dimostrato anche Masaru Emoto. Esattamente. E infatti questo tra l'altro si chiama più tecnicamente, vogliamo dire anche più scientificamente, correlazione quantistica. Questo è il discorso. Per cui qualunque risorsa, qualunque vibrazione quantizzata del campo quantico, che saremmo noi, oltre a tutte le cose che hanno una manifestazione, possono essere attirate grazie alla risonanza frequenziale. Cioè, se io effettivamente, per esempio i soldi, mia cara signora, hanno una frequenza, se lei adesso vibrasse secondo la frequenza di quei soldi, a questo punto intorno a lei ci sarebbe tutta una serie di banconote. Faccio pagare perché insegnare questo, faccio pagare. Vabbè, andiamo avanti, va. Allora, però io voglio andare un po' adesso più rapidamente, perché sennò non riusciremo mai, chiariamo eccetera. Quello che io vorrei farvi capire è una cosa, che noi dobbiamo capovolgere il nostro paradigma di base, no? Cioè, noi ci hanno inculcato questa idea che in realtà tutto ciò che all'esterno finisce per influenzare l'interno. E questo è un paradigma completamente sballato. Dobbiamo cambiarlo questo paradigma. Cioè, in questo senso, capitemi bene, il mondo, voglio dire, cerchiamo di farci capire bene, io non sto male perché il mondo fuori di me è brutto. Ma il mondo è brutto perché sto male. Capite cosa vuol dire questo cambio di paradigma assoluto? Voi la sapete la storia dei due cani? Due cani. Brava. Esattamente quella. A un certo punto che cosa succede? Ci sono due cani che entrano, naturalmente in momenti diversi, entrano in una sorta di locale, no? Di fronte a una signora che assiste un po' meravigliata a quello che sta per avvenire, perché il primo cane entra dentro e riesce tutto felice, festoso, scodinzo, abbaia, fa. Il secondo invece entra e esce incazzato da morire, perché abbaia, e non ho proprio ringhia nel vero senso della parola, ma che è successo, si chiede la signora. La signora entra in questa stanza e si accorge di essere circondata da 100 specchi. Che cosa era successo? Che il primo cane era entrato festoso e scodinzolante e si era visto venire incontro 100 cani scodinzolanti e festosi. L'altro invece era entrato ringhioso e si era visto circondato da 100 cani ringhiosi e latranti. Capirete bene che questo è uscito un po' girato da questo punto di vista. Ecco, è questo il discorso fondamentale. Come siete voi, è così la vostra realtà. Non ci sono santi. Ma allora cosa possiamo fare per cambiare le cose? Questo è il discorso. Andiamo un po' di corsa, va? Questi due cani. Allora, quello che è importante è che effettivamente ciò che noi seminiamo raccogliamo, non c'è niente da fare. Soltanto che nel momento in cui noi volessimo stabilire, in effetti, come cambiare, no, mi dispiace che stia in piedi, c'è un posto lì, ah, lei, guardi lì, si preoccupi, io sono un relatore maschera, quindi non c'è problema, faccio tutto io, pure lei sta in piedi, ok, va bene, benissimo. Allora, dicevo, allora che cosa dobbiamo fare se non ci piace la vita che conduciamo? Fabio, che cosa faresti tu? Mi rivolgo all'ultimo perché così almeno sono sicuro che mi sente. Cambi, bravo. E come cambi? Vedi, il problema è questo, bisogna cambiare, bisogna decidere di cambiare, perché in realtà, come dico in questo momento qui, allora, aspettate un attimo, tutto dipende
se noi vogliamo cavalcare la vita o è la vita che cavalca noi, perché è il nostro atteggiamento mentale che ci fa diventare cavallo o cavaliere. A questo punto siete venuti qui, volete diventare? Cavalieri, perfetto. Allora, questo è il fatto del cavallo, vedete che bello sto cavallo, eh? E questo è il discorso fondamentale, però io vorrei arrivare proprio al punto fondamentale della nostra chiacchierata, se questo si spostasse. Allora, va bene, è il momento di cambiare. Come vogliamo cambiare? Vabbè, lasciamo perdere tutto questo discorso, purtroppo tutto questo lo faccio leggere rapidissimamente. L'importante è, io parto sempre dal presupposto che la nostra mente, il nostro cervello sia una cassetta degli attrezzi. Imparate veramente a utilizzare e vedrete la vostra vita cambiare da così a così. Non solo, però dovete stare attenti a una cosa, non dovete dare questa cassetta degli attrezzi in mano a chi? No, al vostro ego, ma alla vostra coscienza. Questo è l'aspetto fondamentale. Lasciamo questo compito alla coscienza, libera dai condizionamenti e dai pregiudizi. Questo è l'aspetto fondamentale. Soltanto lei è in grado di interfacciarsi con il campo quantico e collassare quell'onda di possibilità che si chiama felicità. Ok? Allora facciamo un passo alla volta. Domanda. Quando voi pensate, facciamo così che forse riesco anche a vedere meglio, su che cosa voi fissate il vostro pensiero? Sul passato, sul presente o sul futuro? Siete sicuri? Allora, voi siete in grado di percepire il futuro con i vostri sensi? Perché? No, perché la percezione è soltanto rivolta al passato. Perché voi... Esatto. Adesso vi do la dimostrazione. Perché bene o male, tutto ciò che voi percepite, vedete, ascoltate, gustate, toccate, gustate, è qualcosa che già avete sperimentato. Se ci fosse qualcosa di completamente nuovo, non ve ne accorgereste neanche. Questo è il discorso fondamentale. Quindi i vostri sensi, qualunque... Poi che cosa ci servono i sensi? Dal punto di vista biologico una cosa soltanto, a sopravvivere. Perché sono utilizzati proprio per questo. Se adesso noi sentissimo un odore di bruciato, no? Prima di vedere le fiamme, noi già ci allontaneremo dalla parte opposta, non è che ci avviciniamo. Quindi chiaramente servono esclusivamente per una garanzia di sopravvivenza, non ci sono santi da questo punto di vista. Allora, secondo voi che cos'è questa? Ragazzi, non è complicato, eh? Eh? Come ti chiami? Stefania ha detto che è un ciclista. Che? Ho detto una cosa. Voi che dici tu? Bisogna una gara, si pedala. Ma comunque sia, beh o male, un tizio che sta su una bicicletta, che è? Un ciclista? Siete tutti concordi? Perfetto. Perché per voi siete tutti concordi e avete immediatamente detto che quello è un ciclista? Però la domanda è infatti un'altra, cosa rappresenta? Vabbè, rappresenta, adesso non essere così puntualizzato, sempre la stessa cosa, eh. Che cos'è per te quella cosa? Non c'è nessuno sopra? Sì. Vabbè, ma la cosa importante è che c'è... Perché è un ciclista? No? Adesso per puntualizzare. C'è un ciclista perché sta su una bicicletta, giusto? È lo sperimentatore e lo sperimentato insieme. Questo avviene nella quantistica. Perché se al momento quel tizio che sta sulla bicicletta fosse a piedi, non avresti mai detto che è un ciclista. No? Questo è un discorso. Perché è una cosa unita, sono due cose unite. No? Come il respiro è fatto di ispirazione e di respirazione e di espirazione, il cuore contrazione ed espansione. Perché moriamo? No, perché nasciamo. Quello è il discorso.
Questo è il discorso, la correlazione è perfetta. Se non nascessimo non moriremmo. Non si scappa da questo punto di vista. Però questo è stato semplice e facile, perché nel vostro passato questa figura esiste. Oh, controllatemi l'ora, perché poi va a finire che mi cacciano così. Vabbè. Invece, grazie, questo che cos'è? No, sei, dove stai? Tu sei nel futuro già, quindi questa non è l'aula per te, vai in quell'altra. Oh, capito? Allora, questa che cos'è? Un paradosso, dici? Quale difficoltà avete avuto rispetto alla prima? Perché giustamente lui mi fa così, evidentemente il suo cervello è entrato in elaborazione. Che è sta cosa? Sì, potrebbe anche essere in 3D. Ecco, vedete, quindi già qualcosa questa che non appartiene al vostro passato. Vero Antonio? Oh, perfetto. Abbiamo detto che cosa ha fatto il cervello? È entrato in una fase elaborativa per cercare di capire che cosa succede. Allora, la domanda è questa. Che cosa vede la vostra mente? Oh, bravo, fissa. Non solo. Noi pensiamo continuamente al passato. Noi siamo sempre con la testa indietro. E quando è che pensiamo veramente al futuro? Niente. Naturalmente, chi la conosce, questa figura, stia zitto. Ma che cosa vedete voi? Che cosa vedi? Che cosa vedi tu? Di quello che vedi. Due amanti. Due amanti. Tu che vedi? Due amanti. Tu? Una bottiglia con due amanti dentro. Pensa un po', sembra scomodo. Già una 500 è dura, ma una bottiglia è ancora peggio. Diciamo la verità. Allora, voi siete tanto convinti di vedere due amanti, ma non è così. Perché vedete, un attimo prima di arrivare alla soluzione, naturalmente è qualcuno che già lo sa che può dire una cosa di questo genere. No, sono le parti scure, siete bene che sono i delfini. Tu c'hai 4 anni? No, stai impicciata parecchio, eh? No, sei una pura totale. Adesso un attimo. In genere, che cosa facciamo noi? Noi vediamo il nero su bianco, giusto? Però, incredibilmente, con questa figura noi la capovolgiamo. Vediamo il bianco sul nero, per cui per noi è più, è preminente, diciamo così, questa figura dei due amanti che si abbracciano. Piuttosto che cosa? Perché qui, effettivamente, se ci fosse un bambino di 4 anni, vedrebbe solo i delfini. Capito? No, per me stai benissimo, guarda, io ti vorrei frequentare. C'è da imparare da te. Vedi, capito? Il discorso è questo, ci sono 9 delfini, va bene? Li vedete? Tutti voi vedete i delfini? Lui si è offeso perché voleva vedere solo gli alamanti. Dove vai? Giusto, l'hai visti? Stefano, perfetto. Ma che cos'è che ci fa vedere gli amanti piuttosto dei delfini a noi che abbiamo una certa età e che quindi... Tu lascia perdere, non c'entri proprio. Ma devi sapere, adesso te lo devo spiegare però, perché noi vediamo, io mi ci metto anche in mezzo, vediamo questa coppia che si abbraccia. Perché è l'emozione che ci dà il vedere una coppia che si abbraccia. Vedere insieme i 9 delfini, ecco per esempio se lo chiediamo a loro... Scusa, puoi venire un attimo qui? Dai la mano, gli dai il permesso. A lei, quanti anni hai te? Oddio, questo è già troppo grande. Tu invece? Ma te c'hai paura, mamma mia. Allora, scusa, vieni qua. Fai vedere a tua figlia. Mio figlio, a lui? La femmina questa. Lui è maschio. Ah, maschio? Sì. Che ha fatto? Ah, ma tu sei proprio uno di quelli... Pop, pop. Vabbè, questa figura qui, tu lo so che è quello che vedi, ma io voglio sapere quello che vede lei. Cosa vedi, amore? Scusa, oddio, ho trovato proprio quello più avanti di tutti gli altri. Li vedi i delfini? Ehi,
dentro al vaso, li vedi i delfini? Guarda, ti faccio vedere i delfini. Io non li vedevo. Lo so, tu lo so che ne li vedevi. Guarda, aspetta, andate. Oh, aspetta. Eccolo qua, ti faccio vedere i delfini. Questo è un delfino. Sei troppo avanti per conto mio. Guarda, io ti presento lei. Capito? Comunque, accomodatevi. Grazie. Accomodatevi. Che vedi? Si diverte come un pazzo. Vabbè. Ok. Ma perché noi vediamo appunto questa coppia? Perché il nostro cervello distorce questa immagine. Perché? Per le emozioni. Perché le emozioni hanno un valore fondamentale nella vita di ciascuno di noi, no? Controllate loro, ragazzi, perché sennò qui devo... Ciao, Luca! Conoscete Luca Clun? Allora accoglietelo con un bel applauso. E naturalmente anche Lorella De Luca, che è altra grande. Applauso pure per lei, volete? Potrete andare a seguire il... Dunque, voi siete... A che ora siete, signori? Ah, che siete in contemporanea voi? Ok, ragazzi, allora scegliete uno o l'altro, dipende dalle vostre tendenze, capito? Allora andiamo avanti. Le nostre emozioni, abbiamo detto, tant'è vero, leggi un po'. Secondo un professore dell'università di Cambridge, non importa in che ordine appaiono le lettere di una parola, l'unica cosa importante è che la prima e l'ultima lettera... Bravo, e sai perché lo sai leggere bene? Perché anche in questo momento c'hai un confronto con il passato. Tu, essendo ovviamente di madrelingua italiana, sai esattamente come rimettere a posto le lettere e leggerle. Se qui probabilmente ci fosse... Prego? Tu di che... Scusami. Tu di che lingua... Dove sei nata te? Sono italiana, però quello non è scritto in italiano. Sì, però io ti voglio dire che se tu volessi leggerlo, il tuo cervello lo sta rimettendo a posto. Mentre se tu fossi, non so... rumena, bulgara, non sapresti leggere perché leggeresti secnodum professore, capito? Mentre noi, visto che è la nostra madrelingua, il nostro cervello mette tutto a posto. Ancora una volta ci confrontiamo con il passato, ok? Ok. Allora, andiamo avanti. Guarda che questa la trovi su internet, Come possiamo allora svincolarci dal passato e andare verso il futuro? Allora, la prossima puntata. Qui purtroppo devo stringere molto, perché voi sapete che noi abbiamo scusate, questo è un happening continuo, scusatemi. Ma lui viene da Como, quindi andiamo. Allora, devo proprio stringere a questo punto, perché dovete sapere che il nostro cervello, e sto parlando di questo cervello, quello che sta nella nostra scatola cranica, è diviso in tre parti, voi lo sapete, no? C'è una parte molto antica che si chiama cervello rettiliano, che è formato dal bulbo encefalico e dal cervelletto, ed è quel cervello che è del tutto automatico e che ci permette di respirare, ci fa battere il cuore, è quello che drena il sangue, è quello che sovrintende al numero incalcolabile di reazioni chimiche che avvengono ogni secondo nelle nostre cellule. È un cervello che va avanti da solo, che se anche io dessi una botta in testa al povero Massimo e lo facessi svenire, quel cervello lo manterrebbe comunque in vita, no? Quindi lo fa sopravvivere nel vero senso della parola. Ma non solo questo succede, è quello che interviene all'attacco, per esempio, di un virus. Immediatamente mette in moto il sistema immunitario e ci salva da questo punto di vista. Poi, con la nascita dei mammiferi, è saltato fuori un secondo cervello, è il cosiddetto cervello limbico, dove ci sono tutta una serie di organi estremamente importanti. Dovete pensare che questo cervello è come un computer, estremamente rapido, estremamente potente. Pensate che è 5 volte più veloce e rapido rispetto al cervello cosiddetto cognitivo, quello che vedremo più tardi, che è il cervello neocorticale. Che cosa succede? Anche questo è
utilizzato per una salvaguardia e per una sopravvivenza, no? Tant'è vero che se qui comparisse adesso un tizio con il Mefisto e il Mitra, che cosa faremo? Certamente voi non continuereste a seguire me, ma questo cervello disattiverebbe la parte cognitiva del nostro ragionamento e vi metterebbe nelle condizioni di competere con quell'avversario o scappare. Quindi anche questo ci garantisce la sopravvivenza. Non solo, ma che cosa succederebbe se ti tirassi qualcosa addosso? Prima dell'incavolatura viene dopo. Ecco, la prima cosa fondamentale è che tu ti scansi. Ma chi è che ti si scansa? Il tuo cervello cognitivo o il tuo cervello limbico? No, è il cervello limbico che vuole garantire la tua, prima che tu riesca a capire quello che ti ho tirato, è meglio scansarsi o quantomeno prenderlo al volo. Dopodiché ti puoi incazzare e dico, ma come si permette questo? Finalmente abbiamo il terzo... Oh, seguimi, dico bene? Beh, arriva la terza parte... Lui è uno psicologo, quindi... ho bisogno sempre di qualcuno che mi dia... Allora, dicevo, il terzo cervello è quello cognitivo, è la neocorteccia, che ha una parte che è più o meno il 40%, che sono i lobi frontali e che è la parte più evoluta del nostro cervello. In questa parte ci sono le funzioni più alte dell'uomo. Pensate all'astrazione, al pensiero simbolico, pensate all'associazione, pensate al libero arbitrio, al potere decisionale, alla nostra consapevolezza. Qui sta. Ed è un computer molto meno rapido e potente dell'altro. L'altro, abbiamo detto che elabora qualcosa come 40 miliardi di bit di informazioni al secondo. Noi invece ne elaboriamo soltanto 2000. Ma di che cosa noi siamo realmente consapevoli e coscienti? Di noi stessi, dell'ambiente che ci circonda e del tempo. Non il tempo atmosferico, parlo proprio del tempo come costruzione, veramente, no? Ecco, questo è quanto. Voglio dire, questa parte neocorticale è divisa anche in due emisferi, che sono completamente diversi, tra l'altro. Allora, quale differenza c'è tra i due emisferi sinistro e destro? Al di là del fatto che quello sinistro sovrintende alla parte destra motoria e la parte destra sovrintende alla parte a sinistra motoria. Allora, mi leggi un attimo cos'è l'emisfero sinistro? È logico, sequenziale, analizza il passato e il futuro, vede i dettagli, vede tutto separato. Perfetto. Adesso invece tu mi leggi quest'altro. L'emisfero destro è creativo, intuitivo, emotivo, vede tutto insieme, percepisce la realtà come un insieme, ragiona sul momento presente e determina la realtà del momento. Ecco. Io a questo punto avrei dovuto raccontarvi una storia, la storia di una Jill Bolt Taylor, una neuroscienziata, la quale ha avuto un ictus e ha avuto una reazione direi paradossale nel momento in cui se ne è accorta, perché ha detto, accidenti, questa è una figata, perché io come neuroscienziata sono in grado adesso di studiare il mio cervello dall'interno, non più per sentito dire, e si è resa conto di quello che stava succedendo. Nello spazio di poco tempo, non so, per esempio il fatto che mentre stava facendo la doccia stava perdendo l'equilibrio e per sorreggerci si era appoggiata alla parete di plexiglass e a un certo punto ha assistito a questo straordinario prodigio, può chiamarlo, fenomeno, ecco, più che prodigio, cioè a un certo punto ha perso completamente la cognizione dei confini del suo corpo che finivano per mescolarsi con i confini della parete della doccia, come se gli atomi del suo braccio e gli atomi della parete si fossero fusi insieme. Quindi è una cosa straordinaria, non solo, ma non è pesante. No, allora, c'è chi può. Non solo, ma che cosa succedeva? È successo anche che a un certo punto si è resa conto che il braccio destro, perché questo è un ictus che l'aveva colpito nell'emisfero sinistro, si era completamente paralizzato, no? Non solo, ma si era reso conto che quella voce che continuava a insistere nella sua mente, dicendo qui c'è un problema, risolvi questo problema, se è un problema, è quella voce che noi sentiamo regolarmente nella nostra testa che deriva appunto dall'emisfero sinistro.
Mentre invece quando subentrava, perché c'era questo palleggiamento, questo spostarsi da un emisfero all'altro, questa voce si ammutoliva e cambiava completamente il suo modo di vedere, perché il modo di vedere dell'emisfero destro è questo flusso enorme di energia al quale apparteniamo tutti, è come un enorme collage intero in cui c'è questo stato assolutamente di nirvana, di benessere totale. Mentre quando interveniva l'emisfero sinistro, che è tutto invece sul dettaglio, questo grande collage veniva diviso in dettagli, in tanti dettagli. Noi perché in realtà vediamo tutto separato? Perché lui vede separata la sua sedia, vede la signora separata da lui, vede da tutte le nostre persone? Perché l'emisfero predominante in questo momento è l'emisfero sinistro. Nel momento in cui fosse soltanto esclusivamente l'emisfero destro, noi faremmo parte di un flusso enorme, incredibile di energia, unica, e noi siamo veramente la forza vitale dell'universo da questo punto di vista. E a questo punto bisognerebbe cominciare a decidere che cosa, con quale emisfero vogliamo cominciare a vedere il nostro mondo, come effettivamente possiamo cambiare. Vado di corsa perché ovviamente tutto questo non posso farvelo vedere, come lo so, ma il tempo è comunque, questa è la Jill Bolt Taylor, quella di cui... No, non è un libro, lo potete tranquillamente trovare, come dici? Il Giardino della Mente. Ah, il Giardino della Mente, comunque lo potete trovare anche su YouTube, c'è la traduzione sotto in italiano, ed è una donna di una simpatia e di una forza incredibile. In bocca al lupo, Lorella. Allora, andiamo avanti di corsa qui, perché voglio farvi arrivare a capire la differenza effettivamente dei vostri due emisferi. Vi metto subito su un piano pratico a vedere quale dei vostri due emisferi è quello prevalente, ok? Quanto tempo abbiamo ancora? Mamma mia, ragazzi, Eccolo qui. Tanto per quanto essa è veloce, questo qui viene percepito dalla parte inconscia del vostro cervello, quindi va benissimo, io potrei stare zitto e farvi vedere soltanto questo. Che bello. Vedi? Vedi, siamo la forza vitale dell'universo, dotati di destrezza manuale e di due menti cognitive. Abbiamo il potere di scegliere attimo per attimo di come e come vogliamo essere al mondo. Qui e ora possiamo entrare nella consapevolezza del nostro emisfero destro, dove siamo ora. Siamo la forza vitale dell'universo, siamo la forza dei nostri 50 trilioni di cellule che ci danno forma in sintonia con tutto ciò che esiste. Oppure possiamo decidere di entrare nella consapevolezza dell'emisfero sinistro, dove diventiamo singoli individui, separati dal flusso di energia, separati gli uni dagli altri. Quale dei due scegliereste? Quando scegliete? E quando? E cos'è il salto quantico? Non ho il tempo di spiegarvi scientificamente che cosa sia, ma dal punto di vista psicologico è il salto da ciò che si è a ciò che si potrebbe essere. Ok? L'immaginazione è più importante della conoscenza. Chi lo diceva questo? Bravi, vedo che siete preparati. Allora, pure questo lo saltiamo perché finisce troppo. Ah, questo è importante però. Quando avete un pensiero negativo che vi ossessiona, cosa fate? Cosa fai quando c'hai un pensiero ossessivo? È come tu ti trovassi in una stanza completamente al buio. Che cosa fai? Io non riesco a capirlo perché non ce l'ho più in pensiero. Questo mi fa piacere. Puoi insegnare agli altri come hai fatto a superarlo questo? Con l'osservazione. Molto con la meditazione sicuramente. Sei troppo avanti anche tu. Allora andiamo avanti. Aspetta che dopo fammi ci arrivare però. Allora qualcuno... Massimo. Può essere una soluzione, il cantare può essere una soluzione, perché diciamo la verità,
facendo questa sorta di similitudine tra la stanza buia e la nostra mente ossessionata, nella stanza buia che cosa faremmo? Apriremmo la finestra e faremmo entrare l'aria e la luce. Cosa vuol dire in una mente buia far entrare la luce? Far entrare la luce di che cosa? Di un nuovo pensiero. Io rido, per esempio. Lei canta, lei ride, lei basta proiettarsi su una cosa nuova, eh? L'immaginazione, esattamente. L'utilizzo esattamente di questa parte del cervello qui, dove c'è la visione, la visualizzazione. Questo è l'aspetto importante. Poi è chiaro che il passo ulteriore è la meditazione. Però adesso vi faccio vedere. Allora, andiamo avanti. Vabbè, questo è dove ci troviamo. Allora, questa è la cosa importante. Sì, per creare la nuova realtà noi abbiamo bisogno di tre passaggi. Tutti voi sapevate dove era, fai la fotografia a me o alla cosa? Ah, appunto, allora fatto per sposto. Dopo lo facciamo. Eh? Dopo lo facciamo. Ma figuriamo. Vuoi rovinare la foto? Secondo me. Vabbè, comunque, per creare, abbiamo bisogno di tre passaggi. Avete visto la nostra, come dire, la cartina, no? Di Via del Serafico. Tutti voi sapevate dove era il Seraficum? No. Avete guardato la cartina? Sì. Siete venuti con il vostro navigatore? Che cosa vi ha chiesto il navigatore all'inizio? No? Dove devi andare? Brava! Abbiamo un punto fondamentale. Per arrivare dovunque vogliamo arrivare, dobbiamo sapere da dove partiamo. La nostra, la geolocalizzazione, ti chiede la cosa, capito? Ecco, per cui, sai, è fondamentale, se no dice, dove andate, dove porto? Dice, no, voglio andare in centro, capito? Sì, ma se ci stai in centro... Come fai? Non solo, ma anche è un termine estremamente vago andare in centro. Dovete essere estremamente specifici. Per qualunque cosa voi vogliate ottenere, obiettivi, cose eccetera, dovete essere specifici, chiari. Sapere esattamente da dove partiamo, per dove arriviamo. Poi che cosa vi occorre? Qual è il terzo passaggio? No, l'indirizzo sarebbe dove vuoi arrivare. Il primo, dove sei. La modalità, come raggiungere, a piedi, in macchina. No, 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 no. La modalità. No, non è la modalità. In che modo? Eh? E in poche parole abbiamo bisogno delle informazioni che ci possono far partire dal punto A per arrivare al punto B. Come ricaviamo le nostre informazioni? Quando voi lavorate al computer, per la maggioranza immagino di sì, no? State lavorando al computer e vi occorrono delle informazioni, giusto? Le andate a cercare sul vostro hard disk, nella memoria del vostro hard disk. Se queste informazioni non ci sono, dove andate? Esattamente, andate su internet, giusto? Qual è il nostro internet personale al quale siamo collegati 24 ore su 24? Tu lo puoi chiamare universo, io lo chiamo il campo unificato, il campo quantico, l'etere, il Tao, il Chi, il Chi, il campo akashico, come volete chiamarlo, è quello nel quale noi siamo... Pineale. Non c'entra niente, quella è l'antenna. L'antenna ti serve, casomai, per la connessione. Alla connessione. Però non è quello il campo, no? Voi pensate che le isole, per esempio, c'è qualcosa che può essere isolabile su questa terra, secondo voi? Un'isola? Può essere realmente un'isola? Perché è collegata, ovviamente, alla terraferma sotto. Quindi non c'è niente che non sia collegabile con il campo quantico. Siamo tutti immersi nel campo quantico. Non solo, se volete, dal punto di vista scientifico, noi siamo delle vibrazioni quantizzate del campo quantico. Questo è, in realtà, scientificamente. No? Che cos'è il campo quantico? Io a questo punto, in genere, qualcuno di voi già mi conosce e sa che faccio una sorta di gioco.
come per esempio prendere Stefania, puoi alzarti un attimo Stefania, ci stai? Ci stai? Ecco, guardate Stefania, mi dite un attimo che differenza c'è tra Stefania, un carciofo e un leprotto? Eh? Eh? Lo dite? Sapete dirmi la differenza? Che? Ma perché ti dici che il leprotto non ce l'ha? Chi sei tu per affermare una cosa di questo genere? Voglio dire che, grazie Stefania, voglio dire che se andiamo veramente al fondo di tutte le cose, noi scopriremmo che sia il leprotto, sia il carciofo, sia Stefania, la base è una disposizione atomica. Gli atomi sono esattamente uguali. Non c'è l'atomo della carne o l'atomo della plastica o l'atomo della cellulosa, del mattone o cose di questo genere, no? Ma l'atomo è esattamente uguale. La differenza è dovuta semplicemente all'informazione che hanno questi atomi che si sono disposti in maniera differente, formando il carciofo, formando il leprotto, formando Stefania. Ma anche alla vibrazione. Sì, diciamo anche una vibrazione diversa, è chiaro, proprio un sasso c'ha gli atomi, ma la vibrazione è veramente anche... Il sasso, voi pensate... La sedia sulla quale state seduti, pensate che sia inanimata? Ah, ecco, bravi, siete tutti di una cultura strepitosa, incredibile, sterminata, io mi inchino a voi, veramente, è veramente, veramente straordinario, ah, che pubblico, che incredibile, bravo, grazie, grazie, io vi applaudo. Allora, però questi, andiamo a controllare questi atomi, l'atomo, secondo voi, è come il mattone di questo palazzo, è la, come posso dire, l'unità fondamentale della materia? Ma no, è la subatomica, la parte più piccola. Sì. Però, no, vedi, tutto è fatto di neutroni, protoni ed elettroni. È il gioco di questi tre elementi che fanno il mondo visibile, chiamiamolo così. Però, nella realtà, se noi andiamo a controllare l'atomo, ci rendiamo conto che la materialità dell'atomo è veramente bassa, no? Minima, è allo 0,0001%, e il 99,99999 che cos'è? Che non è vuoto, ma è energia allo stato potenziale, è quello che noi chiamiamo e definiamo campo quantico. Allora, possiamo dire che noi siamo il campo quantico? Siamo immersi nel campo quantico? Siamo tutto uno? Universo? Lo chiami Dio, anch'io, tra l'altro. Vabbè, ma è la stessa cosa, ha tutte le caratteristiche di Dio, è onnipresente, è ovunque, sa tutto, eccetera. Non solo, ma in questo campo quantico coesistono infinite onde di possibilità di tutto ciò che è stato, è e sarà. Fabio, mi segui? No, non mi segue più Fabio. Fabio, mi segui? Perfetto, ok. Allora, come ci possiamo collegare? Non è inutile che ve lo seguo, perché sennò qui perdiamo tempo, voglio fare così. Allora, secondo voi che differenza c'è tra emozione e sensazione? Le emozioni sono qualcosa che vi può portare al futuro? Perché le emozioni solo il passato, perché le emozioni sono i prodotti finali di qualunque esperienza. L'esperienza che cos'è? Passato o futuro? Passato. Quindi l'emozione non è che ci può portare, anzi, se noi viviamo per le emozioni, finiamo per non avere un futuro, perché il nostro futuro è soltanto una prosecuzione del passato. Quello è il fatto, noi continuiamo a rivivere, sono quei 60-70 mila pensieri che abbiamo tutti i giorni, che sono quelli di ieri, dell'altro ieri, e saranno quelli di domani e dopodomani. No? Come possiamo pensare di fare cose nuove facendo sempre le stesse cose? Punto interrogativo. E allora... Se le emozioni non ci aiutano, come possiamo scaricare le informazioni del campo quantico? Tu le chiami intuizioni? Immaginazione. Immaginazione, l'abbiamo detto, con la visualizzazione. Quindi noi creiamo che cosa? Delle sensazioni. La vedi la differenza? Emozione ci porta all'azione di qualcosa che già conosciamo. La sensazione non ha azione, no?
io posso avere, ciascuno di voi può avere la sensazione di camminare sulle sabbie di Marte, ma non avere l'emozione, perché non possiamo avere emozioni riguardo al futuro, ma sensazioni sì. E allora attraverso la visualizzazione possiamo cominciare a creare nella nostra mente una nuova realtà. Come sarebbe bello se io fossi felice? Come sarebbe bello se io fossi geniale? Come sarebbe bello se io fossi innamorato? E comincio a vedere nella mia mente esattamente ciò che io desidero, no? Ma questa è una cosa abbastanza lunga, perché noi utilizziamo un mezzo, usiamo un mezzo che non ha granché potenza. Abbiamo detto che poi in realtà il nostro sistema cognitivo è 5 volte meno veloce e meno rapido del sistema limbico. E allora come possiamo dare questo carburante, questo nuovo propellente al nostro sistema? Perché noi, e lui è buon testimone, noi dobbiamo provocare che cosa? Il quarto stato della coscienza. E qual è il quarto stato della coscienza? Il primo stato è quello di veglia, il secondo è quello di sonno, il terzo è quello di sogno, il quarto è quello non ordinario di coscienza. Cioè quella coscienza che può, universale, che può essere realmente il tramite con il campo quantico, per cui noi possiamo veramente realizzare istantaneamente ciò che noi vogliamo. Non sei convinta? Vedi? Grazie. C'è un aspetto fondamentale. L'aspetto fondamentale è che, per esempio, per farvi capire, ho bisogno di 2 minuti proprio per riuscire a finire questo concetto che è estremamente importante, anche se ho dovuto fare una cavalcata rapidissima. Il concetto fondamentale è che noi abbiamo bisogno di questo propellente. E questo propellente chi ce lo dà? Ce lo dà il secondo cervello, che per me è il cervello fondamentale, che è il cuore. Il cuore ha 40.000 neuroni. Il cuore è un cervello che dà al cervello più informazioni di quanto il cervello lo dia al cuore. Il cuore è quello che crea l'ossitocina, cioè l'ormone dell'amore, no? L'ossitocina, l'ormone dell'amore, ci sei? Quello che viene prodotto dalla madre nei confronti del bambino o anche 2 persone innamorate creano anche questo aspetto fondamentale. Ma come creiamo questo legame, questa liaison tra il cuore e il cervello? Voi sapete che esistono tutta una serie di emozioni che nascono però dal cervello e sono quelle emozioni potenti che sono la rabbia, che sono anche la depressione, se vogliamo, anche la paura, grazie. Sono quelle cose che però non ci danno forse la possibilità di autosalvarci, garantire la nostra sopravvivenza. Ma poi ci sono tutta una serie di sentimenti che invece hanno un'altra origine, che è quella del cuore. E questi sentimenti sono la gratitudine innanzitutto. Per esempio in questo caso essere grati per una cosa che ancora deve venire è una cosa straordinaria e vi dà veramente un propellente ancora in più. Non solo. Amore, perdono, il perdono è una forza incredibile, saper perdonare gli altri e perdonare se stessi vi trasforma letteralmente, una trasmutazione alchemica se vogliamo, no? Questi aspetti, la compassione è un altro di quelli. Esatto, ed è qui che io ti voglio portare. Ti voglio portare veramente a quello che, per esempio, può sostenere tutta la filosofia indiana, da cominciare da Yogananda che vi dice tutto ciò che voi credete, la vostra mente crede con intensità, si verifica all'istante. Ma c'è anche un personaggio che noi conosciamo senz'altro molto di più, che è quello occidentale, e che io però non vi presento dal punto di vista religioso. Ve lo presento esattamente come qualcosa che ciascuno di noi può diventare. Scusate, ci siamo? Ci sono? E allora vi riporto esattamente a quello che è il finale assoluto
della nostra chiacchierata, che è il punto complicato è sempre quello di come raggiungere il secondo punto di consapevolezza, come arrivarci, no? E questo l'abbiamo visto, come possiamo scaricare le informazioni, no? Per esempio, ecco l'emozione. Che emozione vi provoca questa riproduzione del quadro? Una certa emozione. Ma se vi trovaste davanti al vero quadro di Leonardo, la emozione sarebbe ben diversa. E le sensazioni? Abbiamo detto quello che sono, no? Io posso immaginare di essere sulla Luna, ma non posso avere l'emozione, no? Con l'emozione siamo nel passato, con la sensazione siamo nel futuro. La sensazione è un ancoraggio per il futuro, come sarebbe bello se, no? È una maniera per riuscire, come dire, ad aggirare il sistema operativo, no? E allora il problema, abbiamo detto che il lobo frontale è... E allora abbiamo bisogno del cuore, no? Che ha una potenza magnetica 5.000 volte più potente di quella del cervello. Ciò che noi pensiamo siamo, i nostri pensieri creano il mondo, diceva il Buddha. E ribadisco anche Yogananda, ciò che la tua mente potente crede con intensità si verifica all'istante. Ma che cosa diceva anche Gesù Cristo? Diceva semplicemente, quando si fece sera uscì dalla città. E ripassando di buon mattino videro che il fico era seccato fin dalle radici. Allora Pietro, ricordandosene, gli disse: «Maestro, guarda il fico che tu hai maledetto e seccato». Gesù, rispondendo, disse loro: «Abbiate fede in Dio. In verità vi assicuro che se uno dirà a questa montagna: sollevati e gettati in mare, e non esiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avvenga, ciò avverrà. Per questo io vi dico, tutto quello che voi chiederete pregando, meditando, visionando, eccetera, credendo di averlo già ottenuto, avverrà. Credeteci».